domani è il compleanno di Mozart e come ogni anno da 5 anni a questa parte, perché siamo arrivati alla 5ª edizione di Mozart Nacht und Tag, quindi giorno e notte, non stop, Teatro Baretti, Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, la Casa del Quartiere, il Conservatorio, il Circolo dei Lettori, tutto questo a Torino, per il tramite del Teatro Baretti, con il coordinamento artistico di Corrado Rollin, che dovrebbe essere al telefono con noi. Lo saluto, buonasera. Buonasera a voi. E saluto anche Davide Livermore, il direttore del Teatro Baretti di Torino. Buonasera, Livermore. Buonasera. Che è qui anche in veste ovviamente di regista, di musicista che conosce bene Mozart naturalmente. Allora, cominciamo da Corrado Rollin, un volo, diciamo così, una prima ricognizione su quella che è la maratona di quest'anno, se ci sono novità, che tipo di, se c'è un fil rouge, poi andremo un po' nel dettaglio e faremo anche qualche ascolto. Dunque, Corrado Rollin, a lei la parola. In qualche modo la maratona di quest'anno è nella scia delle maratone precedenti, perché sin dalla prima edizione, che è frutto di un'idea di Davide di 5 anni fa, l'idea era di non fare una cosa eccezionale, ma forse regolare, cioè un appuntamento annuale, rivolgendosi al pubblico più vasto, ricordando che c'è Mozart insieme a noi e che lo festeggiamo una volta l'anno nel weekend più vicino al giorno del suo compleanno. Quindi in qualche la continuità è la cosa a cui noi più premiamo. Quest'anno una delle novità è il coinvolgimento, anzi l'invito da parte del Circolo dei Lettori di Torino al Teatro Baretti per ospitare alcune delle nostre manifestazioni musicali. Quindi in qualche modo la maratona si sta allargando nella città e questo non può che farci molto piacere. Ecco, dunque, allora Davide Livermore, invece lei mi sente? Questo non è Davide Livermore, evidentemente. E sì, anch'io sento dei suoni molto curiosi. Eh sì, non capisco se è un gioco elettronico, un flipper o qualcosa del genere. O forse Mozart che fa qualche scherzo, insomma. Ecco. Ma noi lo trattiamo benissimo e non deve... Ecco, come lo trattate? Lei cosa... Come è cominciata questa avventura? Mi racconti un po'. Ma è stata una bella scommessa, appunto. Il Teatro Baretti, appunto, Davide aveva pensato di fare una cosa che nessuno aveva mai fatto. E noi ci siamo conosciuti praticamente in occasione, per altre ragioni, ma ci siamo conosciuti in occasione della prima edizione e con quel misto di ottimismo della volontà e speranza che tutto andasse bene abbiamo cominciato a telefonare a musicisti professionisti che conoscevamo e che erano amici e metterci in contatto con i conservatori piemontesi, cercando di mettere insieme appunto sia i professionisti sia i migliori allievi proposti dai direttori per fare appunto una maratona Mozart che avesse anche come elemento non trascurabile il fatto che tutti coloro che vengono a suonare professionisti o no alla maratona del Baretti non vengono pagati. Quindi questo in qualche modo rende ancora più particolare l'iniziativa, perché non è nemmeno un festival, è una grande festa, per cui tanta gente viene a suonare qui per il piacere di suonare, che siano professionisti affermati o magari ragazzi che approfittano dell'occasione per esibirsi davanti a un pubblico, fortunatamente sempre folto, perché devo dire che il teatro è sempre pieno. E poi ovviamente le manifestazioni sono a ingresso libero, se non sbaglio. Sempre tutti i concerti libero, e a tutte le ore. Ecco, Davide Livermore, a questo punto vediamo se il flipper ci ha lasciato. Sono tornato da Alfa Centauri. Molto bene, ben ritrovato allora a Torino per il compleanno di Mozart. E invece qual è il suo punto di vista dopo 5 anni? Cosa è cambiato? Che cosa che ne dice? Ma guardi, la cosa straordinaria per noi è vedere la partecipazione della gente. Sin dal primo anno abbiamo avuto un grandissimo successo e un riscontro di pubblico, però diciamo che ancora 5 anni fa a San Salvario, il quartiere dove operiamo da 12 anni con il Teatro Baretti, non era ancora esploso in tutta la sua vitalità e quindi sancendo in maniera definitiva quello che è un cambiamento sociale storico per quella zona di Torino, che partiva all'inizio della nostra attività come una delle zone più a rischio.
quindi meno frequentate dalla gente, proprio perché c'era un grande numero di, c'era un alto livello di spaccio, c'era un alto livello di delinquenza, scontro sociale fortissimo. San Salvario è uno di quei quartieri dove negli anni 90 venivano, si svolgevano le dirette con Dad Lerner per le trasmissioni di Pinocchio, per esempio, dove proprio il tema dell'integrazione sociale, integrazione razziale era fortissimo. San Salvario in questo momento è una delle vere perle della città, noi abbiamo contribuito fortemente e questa iniziativa è stata uno dei nostri fiori all'occhiello, perché in qualche modo abbiamo creato una partecipazione, abbiamo creato la possibilità di stare insieme, ceti sociali diversi, gente che finalmente attraversa la città e viene a fare festa con noi. Quello che posso dire in assoluto, che proprio ci inorgoglisce, è che le persone sanno che venendo a questa manifestazione sentono il valore del poter stare insieme, del poter creare e essere parte di un'aggregazione che si fonda sul valore e non si fonda su consumo. Siamo molto abituati ormai all'ipermercato, una volta c'erano i circoli, le parrocchie e altre cose che creavano, o i teatri, insomma, che creavano aggregazione, e noi vogliamo ritornare a quello. Sa cosa mi viene in mente, Livermore? Un vostro grande concittadino, Massimo Mila, diceva che nella musica di Mozart più di ogni altra si percepisce la assoluta uguaglianza, la parità davvero di diritti e di doveri, ma proprio l'uguaglianza di tutte le persone, di ogni ceto sociale, di ogni... Questo è un concetto molto profondo, secondo me, e voi forse ma anche guardi, un po'... Vengano tutti quanti, viva la libertà, canta alla fine del primo atto di Don Giovanni, infatti, insomma, infatti, è proprio così. A questo punto, facciamo un ascolto collegato a una delle vostre tante esecuzioni, allora vi chiedo di ascoltare con noi sia lei, Corrado Orlen, che a Davide Livermore, facciamo un primo ascolto per questa Maratona Mozart che avviamo anche noi idealmente qui da Radio 3. Per la Maratona Mozart io chiamo nuovamente in causa allora il coordinatore artistico Corrado Orlen, che coordina appunto questa quinta edizione della Maratona Mozart insieme a Giorgio Griva. Griva. Ecco, quasi che pensi, Rolen, che qui qualcuno già dice però attenzione, non solo Mozart, un ascoltatore scrive non dimentichiamo che domani è anche l'anniversario della morte di Verdi, ma noi non ce ne dimentichiamo anche perché Radio 3, come dicevo, c'è Guido Zaccagnini alle 13 che con tutto Verdi ci racconterà appunto un'altra delle opere di Giuseppe Verdi. E invece Alex chiedeva ma la maratona è iniziata oggi? C'è stata la prima, questo Alex, questo ascoltatore è stato da voi alla prima edizione, notte compresa, e si ripromette appunto di tornare anche quest'anno. Allora, bene, proviamo. Durante la notte ci sono mediamente 40 persone anche alle 4 del mattino e questa è una cosa molto bella. Ascolti, Corrado Rolen, abbiamo ancora qualche minuto per magari focalizzare la nostra attenzione su alcuni appuntamenti. Uno lo dico io ed è un po' a posteriori perché vedo che questa mattina lei ha fatto il narratore, o sbaglio? Sì, abbiamo fatto, tenendo anche conto che eravamo al circolo dei lettori, quindi in qualche modo un luogo particolarmente indicato per questo. Abbiamo ripreso una cosa che è praticamente nata anche qui durante la maratona mozartiana, che è un reading che si chiama Il misterioso potere, dedicato alla presenza di Mozart nelle pagine dei narratori e dei poeti, perché probabilmente Mozart è il, non so se per fama o per caso, comunque certamente è uno dei musicisti più citati dai letterati, per cui ci sono tantissime pagine musicali che parlano di lui e che in qualche modo gettano delle luci interessanti sulla sua musica, però ci raccontano anche come Mozart sia stato visto in modo molto diverso col passare degli anni, quindi da una visione quasi demoniaca dei primi anni fino a diventare questa specie di divino fanciullo, questa specie di statuetta di Meissen a metà dell'Ottocento, per poi appunto in qualche modo evolversi e arrivare a una visione forse più attenta e più equilibrata oggi. Però vedere gli scrittori sono a mio avviso un fantastico sistema per capire come un musicista sia stato percepito col passare degli anni, anche perché spesso i musicisti e gli scrittori non sono musicisti. Quindi ci danno una testimonianza di quella che può essere il pubblico, dove i musicisti sicuramente ci sono, ma non sono la maggioranza. Per cui sapere cosa di Mozart arrivi a un pubblico, tra virgolette, normale, è una cosa importante e non di rado gli autori ce lo
raccontano benissimo. Ovviamente. Proviamo a selezionare qualche altro appuntamento, diciamo, imperdibile. Qui ce n'è una lunga serie al Teatro Baretti, che ha avuto luogo appunto nella giornata di oggi. Sicuramente la parte finale ovviamente ci sono varie cose, oltre al concerto finale che si svolgerà domani sera al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Noi finiamo di suonare al Baretti, tra l'altro con uno degli appuntamenti più interessanti, perché verrà a cantare un'amica del Baretti che è il soprano Eva May. Ecco, l'ho visto il suo nome, infatti mi è in evidenza, diciamo così. Sì, anche perché poi Eva May, io personalmente, ma penso anche Davide, abbiamo un ricordo gradevolissimo, perché qualche anno fa Eva May era a Torino per cantare Idomeneo, tra l'altro in una messa in scena di Davide Livermore. Proprio in quei giorni c'era la maratona mozartiana e Eva è venuta un po', l'abbiamo invitata, è venuta a curiosare ed è rimasta stupita della quantità di persone che ci fosse e dello spirito che c'era in sala, che era quello della festa e non quello di un concerto in pompa magna. E allora, per nostra felicità, è salita sul palco e si è messa a cantare, e questo è stata una sorpresa per tutti, e in qualche modo noi ci siamo guadagnati veramente un'amica della mozartiana. Infatti se Eva May è a Torino nel periodo della mozartiana, viene a trovarci. In questi giorni è a Torino per una masterclass di canto e poi fra qualche tempo farà Don Giovanni qui al Regio, e quindi canta. La vedo domenica sera. Ecco, infatti, vedo qui 20:15, canterà Dove sono i bei momenti. Accompagnata da sue allieve, peraltro, quindi anche questo è un elemento importante. È interessante, perché poi si porta la musica, anche poi la si può raccontare, la si può spiegare sempre in questo modo. Poi continuiamo, abbiamo ancora qualche minuto. Intanto lei, scusi, mi diceva del concerto di chiusura. Il concerto di chiusura... Conservatorio di Torino, di che si tratta? Esatto, nelle prime edizioni il Conservatorio di Torino mandava qui da noi la sua orchestra di ragazzi, che ovviamente non poteva suonare nel Teatro Baretti, che ha un palco troppo piccolo, e allora il concerto avveniva nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, che è attigua, proprio porta a porta con il nostro teatro. Poi hanno preferito fare in casa il loro concerto finale con la grande orchestra, però in qualche modo coordinandolo per bene con noi. Quindi il loro programma, che ovviamente è mozartiano, entra nel nostro programma, e noi abbiamo organizzato, con il contributo dell'azienda dei trasporti del Comune di Torino, una navetta, un pullman, che prende il pubblico al Teatro Baretti alle 8:30 di sera, lo porta al Conservatorio, che peraltro non è troppo distante, e terminato il concerto li riporta qua. E devo dire che anche solo questo viaggio di pochi isolati in pullman con un gruppo di persone che fischiettano dove andrai farfallone amoroso vale la festa. assolutamente. Poi vedo qui anche ci sono concerti alla Casa del Quartiere domenica con delle sonate da chiesa. Esatto. Ci sono quindi svari gruppi che non prevedono il pianoforte, diciamo. Il pianoforte è infatti, al teatro, e alla Casa del Quartiere ci sono i fiati. C'è un appuntamento domenicale alla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo con il Laudate Dominum dai Vesperi del K339. Leine Kleine Nachtmusik. Infatti, è un bel abbinamento questo. Sì, infatti. Ma è anche perché anche questa orchestra di giovani diretta da Barbara Sartorio in qualche modo è diventata una collaboratrice amichevole nostra, certo. Per cui anche loro è un'orchestra di ragazzi che quindi poco per volta prepara, sono un coro e un'orchestra, e in qualche modo organizzano i loro programmi anche in funzione di questo appuntamento, e per noi è un punto di onore, ci fa molto piacere questo. Allora ci risentiamo tra un anno per la sesta edizione, grazie a Corrado Rollin e a Davide Livermore per averci raccontato la Maratona Mozart Nachtumtag, anche quest'anno, sabato 26, domenica 27, in vari luoghi di Torino, ma soprattutto al Cineteatro Baretti. Per le informazioni vi rimando appunto al sito del teatro, cineteatrobaretti.it. Grazie Corrado Rollin, grazie Davide Livermore e buonanotte. Grazie a voi.